The Jackal presenta Come lo faccio io, come lo fanno gli altri. Il risveglio, come lo fa il mio amico preciso. Alzarsi 5 minuti prima della sveglia, fare una doccia di 7 minuti, uscire di casa in perfetto orario. Come lo faccio io? Disattivare la sveglia per la seconda volta, ripetere il gesto per 16 volte esatte, fissare la parete per 11 minuti e mezzo, passare 38 minuti a vedere video di capri che urlano. Poi accorgersi che sono passate 2 ore e mezzo. Che? Uscire di casa in preda al panico! Rientrare per recuperare la borsa! Come lo fa quello che abita al piano di sopra? Procurarsi scarpe rumorose? Dare inizio allo spettacolo! Buongiorno! Muschifo. Guardare una serie! Come lo fa il mio amico nerd? Interrompere i contatti con il mondo esterno. Preparare l'atmosfera da serie. L'inverno sta arrivando. E chiudi la finestra, se no entra il freddo. Nonna, ma puoi chiudere la porta, scusami. Non fai trovi... Pulire lo schermo meticolosamente. Guardare l'episodio in lingua originale. Guardare l'episodio doppiato in italiano. Però l'originale è meglio. Cioè, la voce del drago è proprio più drago. Organizzare un cineforum con gli altri amici nerd. Però che belli effetti speciali! Scusate! Ma quando iniziano le 3 rosse di Emma? Nonna, mi sbagliate stanza. Come lo faccio io? Prepararsi un panino. Assumere la posizione da serie. Passare un'ora a capire quale serie vedere. Guardare un episodio e andare a dormire. Guardare 3 episodi e andare a dormire. Guardare tutta la stagione e andare a... dormire! No, ma che dormire? Al lavoro! Come al lavoro? Eh sì, sono le 7. Guardare la partita, come lo fa il mio amico Scaramantico. Preparare l'outfit da battaglia. Disporre tutti secondo le sacre posizioni. Pazziera, vedete? No! Amico, puoi stare così 90 minuti? Fabio! Siamo un desk. Quando segnano, ripetere quello che stavi facendo all'infinito! Perché non funziona! Quanto manca! Come lo faccio io? Radunare tutti gli amici, preparare dei panini per tutti, insultare un giocatore, complimentarsi con lo stesso giocatore 7 secondi dopo, commentare la partita 5 minuti dopo. Secondo me non è fuori gioco. Commentare la partita 2 ore dopo. È fuori gioco. Commentare la partita 6 ore dopo. Sì, ma non tu lo segnato. Commentare la partita 3 anni dopo. Fabio, come stai? Da quanto tempo? Io poi quello era fuori gioco. Ma quel fuori gioco che ci ha messo questa cosa così. Chi era venuto da te la sta cavola? E tu come lo fai? Raccontaci il tuo rito. Potrebbe diventare il nuovo video dei The Jackal. No! Ma chi sti chi è?